ragazzi, buongiorno! Fine della Mac con Marti e M. Ciao Marco, quanto tempo? Si è trasformato in Teo, cioè hai sentito che la uccelli nel Teo. Allora, siccome il personaggio grandi, grandi. Siccome soprattutto Fada di punk non ne sa un cazzo, per fare il disco della Sied, che sono l'ultimo baluardo del punk in Italia, ha chiamato Marti e Hammer, che comunque creme della creme. Creme della creme, creme. Sai quella cremina che viene nel sottopalla? Che bello quando, essere qui, ragazzi. Quando metti il like per prima che cosa fai? Inizi con allora ragazzi, quando siete omosessuali o quando volete ascoltare del punk, il popper è il vostro miglior amico. Sì. Ok? Sì, sì. Questo è una pieretta di popper al caffè. Ah, non è neanche un minuto popper. Ma che cazzo succede? Allora, ti ricordi quando ci sniffavamo la trielina perché eravamo poveri e non avevamo neanche i soldi per la birra e costava meno la trielina della birra? Partiamo subito. Il disco è quello che esce subito dopo Sanremo. Sanremo un pochettino delusi dal pezzo che hanno portato, nonostante il pezzo sia poi in linea col Sanremo italiano. Noi cercavamo, una minchiata l'ha fatta Sanremo, perdonami. Noi cercavamo qualcosa di più. Scusami, dov'è che c'è il contenitore di minchiate della musica? No, per l'amor di Dio. Non sei d'accordo con questa cosa? No, guarda, proprio sono un grande fan di Sanremo. Assolutamente. Ho seguito ultimamente le vicende di Mark su Sanremo e so per certo cosa pensa lui di Sanremo. Ma oggi andiamo a ascoltare questo disco che direttamente Teo mi ha detto: guarda, non ti preoccupare, sarà fighissimo e lo amerai tantissimo. Odio la Sed, il titolo originalissimo che non ha mai usato nessuno come slogan. Beh, il discorso è che veramente sono tanto odiati. Parliamo delle famiglie italiane che li vedono come dei tossici che sono in televisione a fare la musica e li ricordano i loro figli e quindi li odiano. Sì, giustamente. E anche loro vedono il riflesso, certo, devono. Certo. C'è bisogno di un capro espiatorio. Quindi, e invece i punk italiani odiano la Sed perché hanno fatto quello che non sono riusciti a fare loro negli ultimi anni, cioè ricreare un movimento di persone che e avvicinare i ragazzi giovani, nonostante non sono influencer. Esatto. Beh, raga, domanda, ma senza un minimo di provocazione. No, sì. Vabbè, vai, Marco, allora, io so, però vai. No, vai, spisci. No, io vai. So la tua posizione su certe determinate dinamiche italiane. Il punk. Sì. In Italia. Sì. È mai esistito a livello mainstream? No, assolutamente. Mainstream? No, ci sono stati grandi movimenti underground, anche i punk seri, non stiamo parlando di minchiatine. Quando esistevano ancora i centri sociali veri in Italia, esistevano anche dei movimenti punk seri, però ci fermiamo al metà del 2000, 2010. Gli ultimi Heineken Jennings Festival. Stavano già tirando gli ultimi 2010, 2010 no, arriviamo a 2005. Arriviamo a 2005 c'era questo. Quando ancora c'era l'Heineken Jamming Festival, ancora l'underground veniva spinto anche in eventi grossi e pubblicizzati. Ma non era così mainstream, c'erano. Sì, il movimento era molto più c'era underground. C'era ogni tanto su MTV quella. Ah, sono usciti i Prozac più piuttosto la Hit, piuttosto che i Punk. Capito? Però erano solo. I Prozac più a livello mainstream, raga. Credo che Acido fossero sì, no, beh, minchia, tra l'altro è un bell'album, per l'amor di Dio. Allora, questa è una discussione che poi vedremo, dobbiamo ascoltare il disco. Minchia, mi piacerebbe parlare. Non finiamo più. Possiamo ascoltare Prozac più al posto della Sed? Allora, io prima di far partire la Sed manderei questa clip che ho trovato su TikTok che presenta perfettamente l'album. Sveglia italiani, popolo di imbecilli, stanno trasformando i nostri figli in pervertiti colorati. Fermate la musica. Fermate la dittatura dei tossici, liberiamo i nostri figli da questo fardello. Se non facciamo un casino adesso, i casini verranno da noi. Finché questi canteranno, i nostri figli marciranno. Sveglia, italiani! La musica dei drogati è nelle nostre case, nelle camerette dei nostri figli. Le vostre camerette sono sporche di violenza, droga e subumani. Fermati tre cretini o fermeranno loro il nostro futuro. Odio la Sed, il primo brano, andiamo ad ascoltarcelo. Non ci ascolteremo quella di Sanremo. Odio la Sed, inizia così. Colpa della Sed.
faccia e poi la seconda. Ma che cosa dici? Non ho più problemi con la droga, vado d'accordissimo. Ma minchia raga, ma tu patrono, ma che fantastico modo di aprire un disco è nel 2024 poi. Nel 2024 dopo Sanremo. La batteria è più triggerata di quella dei Fear Factory, però vero. Va bene. Ma anche io sono abbastanza triggerato in questo momento. Credo che sia totalmente elettronica. Chi ha non per forza, può essere prodotto da Teo. Ok. E Omar Sadaka, che non conosco. Meno io. Vabbè, non mi stupisce che io non lo conosca, io sono detto fuori ciò, tutto. Detto ciò, mi ricorda il trick dei Blink 182 quando entrò Travis Barker. Ok. Dove è entrato? Nella sad. No, nei Blink, che era del pop punk con dei testi che va bene, era quelli che erano, però ti dava un tiro alla batteria che comunque ti piaceva. Sì, sì. Non potevi dire una merda. Quella roba un po' hardcore melodica, un po' hardcore californiana, dove c'hai. Per questo mi aspettavo un tempo raddoppiato. Non so come si dice tecnicamente, Mark. Quando si raddoppia il tempo per farlo un po' più largo, cioè ti tieni lo stesso BPM, però suoni molto più lento. Fanboy. Sì. Credo che berrò un'altra di queste. Bene, e finalmente questo è punk hardcore melodico. Sì. Cioè, non è più quella roba trap punk, sì, tra virgolette, che andava di moda. Posso dire che non mi aspettavo questo pezzo? No, come apertura? No. Beh, allora, poi a livello concettuale. A livello concettuale ho capito perché ha fatto 157.000 visualizzazioni. Sì, però hanno preso circa la Eminem Final Battle di 8 Mile. Tutte le cose che gli dicono le hanno usate a loro favore. E poi sì, ha detto, però non è vero niente, perché la colpa è dei tuoi genitori se sei una merda, non mia. E io sono d'accordo. Cioè, non è che puoi fare un figlio, farlo diventare una merda e poi dare la colpa alla musica, ai videogiochi, ai fumetti. È colpa tua. Ma cosa avranno combinato con i pinguini tattici nucleari? Mamma merda. Non riesco a immaginarmela. Io non voglio immaginarmela. Però sapete che loro erano un bel gruppo punk, eh? Sì, se me lo dici tu. Metti il like per i pinguini. Che differenza c'è tra il primo e il secondo brano? I numeri. No, neanche. Chi è Viola? Storytelling. Sì, ma qua siamo tipo nel mondo punk di Avril Lavigne. Sì, cioè, bravo. Abbiamo fatto uno switch. Avril Lavigne qua, perché i demoni, raga. Siamo nel 2003, i demoni. Fa culo però. Vedi che la Brocca ha lasciato i buchini? Perché proprio ce ne sono. La vita. Hai già scritto. Bravo a te. Ma no, è Blank! Finalmente, cazzo! Grazie! Meno male che c'è Marco che mi riesce a dire esattamente com'è tutto preciso e come tutto scriptato questo, questo perché che ho detto di dire? No perché io so per certo che tu riconosci quando ci sono dei blocchi. No, ma vabbè, ma raga, ho detto che è una stronzata, nel senso, questi giri sono in qualsiasi genere musicale da sempre, non cioè, è certo. Le strutture sono molto molto classiche. Io ho riconosciuto proprio anche l'apertura alla fine con la doppia cassa, con la cosa sì, per stare un po' più nella sed, perché senti, altrimenti era una morbata di minchia. Sì? No, questa no. Cioè, sarà che con una partenza mille come questa già subito. Ma cioè, che poi nel senso, magari è una prerogativa nostra, perché siamo ancora abituati ad ascoltare gli album cima sì, a fondo, che è una cosa che non si fa più da sempre. Allora non facciamo gli album, facciamo i singoli, basta. Fai 18 no, singoli. Nel senso, un tempo era importante anche l'ordine dei brani. Considera solo il lato A e il lato B dei vinili. Sì. Adesso questo discorso è andato a puttane, quindi probabilmente l'ordine è molto più randomico. Lo prendi più alla leggera rispetto a prima. Allora, io personalmente ho trovato bello il secondo pezzo, perché c'è tutto l'urlato che a me piace, soprattutto il loro tre urlato. E ho trovato stranissimo la voce, io non mi ricordo come si chiama il cantante dei pinguini, ma ho Pinguino. Trovato molto il signor pinguino con la voce troppo melodica sul finale, mi ha spezzato troppo. Io sono contento di questa collabo, perché comunque sai, tutti quanti vengono dal punk, hanno preso poi strade differenti, si sono trovati, si stanno simpatici, bella lì. Però questa canzone secondo me senza i pinguini sarebbe stata molto meglio. Dici? No, non lo so, non è. Ma mi fate tra l'ho trovato veramente cosa, e ci ho fatto caso solo adesso. Vai. Ma poppante. Circa 4/5 del disco sono fit. Oh cazzo. I brani dove ci sono solo loro sono
più o meno un quinto, un quarto. Fermi. Parliamo una cosa. I ragazzi sono in giro da un bel po' adesso. Saranno 2, 3, 4 anni forse tutti che ci sono in giro. L'album scorso c'erano pochi feat. Magari in questo disco, visto che hanno avuto un po' più di collabo, mettere niente ci sta. Mi dispiace sempre perché di solito... Allora, mettere un piede nel mainstream è secondo me a fare questi feat. Perché? Ok, perché magari quando si fa una cosa grande, un po' più a livello nazionale, vengono magari anche chiamati dentro e sai, sono soldini in più e comunque visibilità in più. Perché poi i live li riempiono sempre. Live suonano bene, sono divertenti e comunque il loro pubblico reale lo vedi dalle loro canzoni in solitaria. Se poi sono featuring... Fioriranno. Marketing va bene, li fanno tutti. Sad Girl l'ascoltiamo? Cazzo, la mia preferita. Sad Girl, perché non essendo girl. Non lo so, ho paura. Ace of Space. Minchia, da un beat, senti come è sotto la batteria, va. Seconda persona. Ah, sai. Tu sei la mia sette. Madonna, che due coglioni. Vabbè, andiamo alla fine poi. Puoi già asciugare? Sì, asciuga. Però magari c'è il drop, mosh, scream. Ma devo sempre ammosciarmi prima del mosh, io. Parole sono giuste, il ritornello è perfetto. Ma puttana, se batterie sotto, che due coglioni. Mannaggia il cazzo. Allora è tutto scritto bene per me. Cioè io lo sento che sono fatti bene i pezzi. Ma come diciamo, le batterie così sotto mi spezzano totalmente. Però questo è un po' un altro brano rispetto a prima. Cioè questo riprende molto di più il mondo emo, che sì, non è mai stato il mio. Però nel senso, alla fine quella roba lì è, o piace o non piace. Infatti alcune reference su delle chiusure le ho trovate. Avrei preferito questa spinta più forte sulle batterie, proprio perché essendo un prodotto violento la Sad, non questo brano. Non questo brano. Questo mi sembra un po' il retaggio. Anche perché sono talmente dilatati, cioè il tempo è comunque molto basso rispetto al resto, che ti arriva un colpo ogni quarto d'ora. Ci sta, secondo me, che sia un pochino sotto. È più emozionale. Ma io credo che questo sia anche un retaggio del loro background, della trap, della serie. Questo è un pezzo che deve arrivare il testo love da ragazzina scannata che si taglia perché Justin Bieber non la caga. Io ho trovato molto carino con quel testo. No, ma è sempre preciso il testo. Ormai hanno il quadro, trovato la formula. Hanno la formula e va bene. Anzi, alcune cose mi arrivano anche a me, fondamentalmente. Però penso che sia tutto sotto la base, proprio per far sentire, più la canzone. Che palle, avete rovinato battata. Il cazzo di rock, non la Sad, ma tutti quelli che si ascoltano sta roba. Non siete veri punks. Sta roba floscia, raga. Se la mettiamo floscia così, tra l'altro sono d'accordo, ma nel senso è dai tempi che esiste l'emo, che cioè allora. No, vabbè, ma ci sono dei pezzi molto più indietro nel tempo. Allora, i pezzi ci sono dei pezzi californiani emo e Teo sa di cosa sto parlando, che hanno questo tiro molto più violento sulle batterie, anche se sono anche leggermente più come alte. Come il primo pezzo. Io capisco che comunque questo è un prodotto per l'Italia e giustamente riescono a fare un ottimo, no? Comunque prodotto per l'Italia, io così nel mainstream non ho mai sentito niente del genere, quindi comunque bella lì. E poi credo che loro non abbiano, infatti noi stiamo parlando da gente che comunque il genere lo segue da anni e... ma credo che loro non vogliano concentrarsi su un solo genere di emo o di California, ma dare tante sottoculture, sotto dinamiazioni di tutto quello che era un po' l'emo punk rock, in modo che poi ognuno si sceglie quello che vuole. Poi anche creare la propria identità, probabilmente cercando un suono più adatto a loro. Ragazzi, comunque gente che deve qua mangiarci con la musica, quindi allora non lo sai con Rose Villain. Rose, ti prego. Con Rose Villain hanno fatto gli stessi numeri che come se non ci fosse il featuring, quindi questa la dice lunga. Lei è chi è? Fisco lei, perché sono uguali. Vi dirò di più, non Avril Lavigne. Mi ricorda tantissimo la cantante di Paramore. Sì, vero. Tutto che ti serve quando poi sarai grande, diciamo che avrò un figlio di papà.
guarda che è molto carino. È solo una fase, per me ormai è troppo tardi. Fanculo le vostre cazzate, mi bastano i miei sbagli. Introduce questo lick di batteria. Come bello comunque, super 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 pop, ma comunque coerente col resto. Cioè ha un suono molto molto bellino. Poi vabbè, il testo è sempre quella roba lì. Allora io credo che cosa del testo c'era interessante, soprattutto perché Plant ha parlato più di se stesso, che la prima volta che sento dire queste cose di a Plant, sì. Noi che a parte qua in live. Sì, certo, esatto. Allora io penso che il pop sia comunque un filo rosso che unirà tutto l'album, e va bene perché è molto musicale. È molto catchy e quindi è molto pop in quel senso lì. Poi bella la collab, cioè molto azzeccato. Vero, come sì. L'ha messo in mezzo. E poi è bello non perché non ha snaturato nessuno dei due. Bravo. Con Rose, che comunque è chiaramente pop ormai. Ci sono queste batterie trap sotto che con i suoni pop. Poi entra il punk, tupa tupa, sempre accennato, sì, per, no? Ed è figo. Io ti dico, sarà che sto invecchiando e mi sto intenerendo. Ci stiamo ammorbidendo. Però sai, io ho la presunzione di quando leggo un testo di capire se c'è un po' di cuore dentro, no? Io questa roba dell'essere diverso l'ho sempre subita anche da piccolo, della discriminazione di essere trattato male perché comunque non ti capisco. Cioè, ma è arrivata sta canzone non musicalmente ma come testo. Musicalmente era molto soft e lo sapete che a me piace la roba comunque sto... Sì, alla malinconia della melodia, no? Marro, tu non dici una cosa sbagliata quando parli appunto del fatto di arrivare. Effettivamente il testo è molto diverso da come, anche se segue la stessa linea come diceva Mark, cioè proprio è quello il contenitore, quindi comunque il sad boy che parla della sad villa. Però se queste due magari erano filler, la 1 e la 4 sono molto più sì, come testo assolutamente sentite, capito? Anche perché finalmente ci spiega perché sei un sad boy, finalmente capisco per quale motivo tu hai questo hai capito. Quindi io penso che comunque del vissuto un po' sad ce l'hanno davvero, che sì, poi ci sguazzino nel loro sad e non ci vogliono uscire, un altro discorso. È coerente con tutto il progetto. Cioè, ci siamo emo, siamo sad, non ci caccate il cazzo, morirò sad anch'io. Io goodbye, che non è che ti obbligo a bere il whisky, vero? Ma invece no, tu lo fai. Goodbye. Autodistruttivo l'abbiamo già fatto. Articolo 31. Sì, autodistruttivo è quella di Sanremo. Sì. Che ha fatto un botto e sono contentissimo. Anche se a me il pezzo non piace. Gli articolo 31, tu sai qualcosa? Io li conosco. Grazie al cazzo. Ma tutti e 31? Che c'è la crew, no? Madonna. L'ha detto veramente. Sì. Noi vogliamo ricordare che gli articolo 31 furono uno dei primi gruppi a fare una canzone realmente crossover assieme agli Extrema. Mi hai rotto il feeling. Pezzo. Che in realtà quello era un brano del 98. Sì. Che quello è Vai Bello dell'album Nessuno. È sì, stato poi ripreso nel 2001-2002. Mi hai rotto il feeling. Ricordo forse il 99 forse. Per cui l'hanno tolto tutto. Non c'è. Capito il trick? Questo non avete visto niente di questo. Questo è solo detti. Per gli abbonati. Supporta questo canale indipendente. Ti abboni, vedi tutte le live senza tagli, senza pubblicità, con tutti i cazzi nostri. Quindi noi adesso andiamo avanti senza aver detto niente. Ciao, dai. Goodbye. Con goodbye. Il good boy. E sto nella sala. È visual. Ah, non avevo visto il visual. Ah, anch'io. Dai, le liste, parlo. Salvini. Ma fa culo per sempre. Perdonami, a te chi se ne frega di fare la dieta perché ti fai 8 etti di strisce al giorno e ti suca. Io la devo fare per forza la dieta, non mi dovevi guardare il cazzo. Questo è body shaming, io te lo sto dicendo. Però puoi fare la dieta del bambù. No! Parla? Oh, è fede. Oddio, è Axe, non avevo capito, pensavo fosse uno di loro. Veramente. Un po' deluso, eh? No, aspetta. Vanno fuori solo col passivo. Non piangete le mie ceneri, ma mettetele nel cielo. Quello good. E dobbiamo aspettare la sala.
canto di scratch. Parole giuste, ritornello preciso per essere cantato. Scratch loffa, belli. Loffa. J-Ax invece non ha dato uno senso. Stacco. Non l'ho sentito lo stacco tra i ragazzi e J-Ax. Tranne quando ha rappato. Tranne quando ha rappato, sì, giustamente ha cambiato anche la produzione. Posso dire una cosa? Il pezzo è molto carino per un ambiente che è a metà tra gli articoli e la sad. Quindi hai un... Però io da J-Ax ho sentito Spirale Ovale, ho sentito 1972, ho sentito la cover di Banana Split. Te li puoi riascoltare. Me li posso riascoltare. Cazzo, ho capito che ormai sei scannato già. Non è già, vero. Hai 80 anni. Ma se l'ha fatto... Ha fatto uscire 2 anni fa un disco pop punk rock. Appunto, hai fatto un disco pop punk. Scusami, hai fatto un disco punk rock con Marty Hammer. Adesso hai la sad. Pensavo che... Ti facevi 2 botte in memoria dei vecchi tempi e gridavi un po', J-Ax. Ho capito che hai perso la voglia, però. Ma non è vero, ma si sentiva che era figo. Era sì, arpata. Se voglio sentire rappare, mi ascolto Salmo. Però aveva senso per gli scratch, perdonami. Ma gli scratch li potevi mettere, potevi fare i cazzo di Papa Roach. Questo è un brano articolo 31 e la SAD, anzi, la SAD articolo 31. Non J-Ax articolo e la SAD. Ah, questa è la paraculata. Però no, effettivamente ha senso. No, è vero, è vero. Ha senso. Ho sbagliato a leggere, scusate. Guarda l'ordine, c'è scritto anche lì. Sì, ho sbagliato a leggere. No, ha senso. È colpa mia che ho delle aspettative nell'umanità. Ma scusami. È colpa mia che mi dicono, è un bel disco, ascoltatelo, no. Che è punk. No, allora, è punk, fermati. La prima era punk. Disco, la prima. No, fermati, il disco è bello. Effettivamente è molto gradevole a livello di linee melodiche. Se ti aspetti il punk hardcore come mi stavo aspettando io dall'inizio. Sì, ti do. Però minchia, me l'hai messo all'inizio, mi hai alzato le aspettative. È come una tipa che si spoglia e tutta quanta. Ma io sono convinto che c'è qualcosa di nascosto che loro non mi hanno detto. Magari si sono tenuti un disco soltanto con le batterie tupa tupa su tutti i pezzi e non lo vogliono tirare fuori, perché sennò non si spiega. No, ma raga, cioè comunque quello che ci siamo detti prima, cioè che questo a memoria è l'unico progetto punk mainstream, cioè poi chiamalo pop punk, chiamalo come dagli tutte le accezioni, sì, esatto, che vuoi. Però nel senso, siamo comunque nel mondo mainstream. I signorini qua hanno 1 milione rotti di ascoltatori mensili. Ma chapeau! Se noi avessimo, ma veramente, se noi avessimo solo brani come il primo, che al momento comunque risulta quello che per i miei gusti specifici apprezzo di più, non avremmo questi ascoltatori. No, esatto, e io sono contento che loro abbiano più gli ascoltatori. Appunto, raga, cioè, ma è quello che ho detto anch'io prima. Andiamo, torniamo nell'underground, ci riascoltiamo tutte quelle cose che già esistono e che ci piace un botto. Sì, ma cioè, ammettiamo anche che sono cose che se facessero le cose per noi avrebbero probabilmente un decimo, forse di meno, degli ascoltatori. Domanda seria. Secondo voi un disco del genere può avvicinare i ragazzi a un ambiente più alternativo, musicalmente parlando? A un suono sì, dai. Dipende cosa intendi per alternativo, cioè se alternativo è sono diverso perché sono diverso. Diverso dalla trap, dai. Diverso dal suono standard che abbiamo adesso come pop trap. Non lo so, mi piacerebbe sapere quanto mondi del genere che siano capitanati da un mondo mainstream come può essere quello della SAD o anche mondi veramente più underground sono effettivamente comuni tra i ragazzi di oggi. Interessante. Sì. E poi vabbè, come ho detto io anch'io prima, credo che appunto loro non facciano un solo genere, ma non per accontentare tutti, ma proprio per far vedere i loro ascolti. Anche questa roba con la rappata un po' più soft degli articoli. Comunque ricordatevi che abbiamo sentito gli scratch dentro un disco punk rock mainstream, mentre tutti i dischi più grossi che vedete in Spotify non ce li hanno. Non c'hanno, e sono dei rapper. Vabbè, cosa c'entra, raga, se si evolvono anche i suoni. No, non mi devi rompere il cazzo, gli scratch ci devono essere. Ma perché? Ma chi l'ha deciso? Se no sei un coglione. In un disco rapper gli scratch li devi mettere. Ma perché? Ma chi l'ha deciso? L'ha detto Inoki. Non so, vuoi saperne più di Inoki a prescindere, vuoi litigare con Inoki? No, che cazzo vuoi? Memoria, la sed con Bunker Club. Però già senti la differenza, chitarra più aperta, più lunga, vera. Mi chiedi chi sono ancora. C'è la chiamata proprio. Mi innamoro, ma era meglio da solo. 26, ho dato il peggio di me. Questo è molto carino. Batteria è quasi il rap and bass, ragazzi. Sì. C'era un loro breakdown nel disco.
molto carina. Beh, questa è simpatica, questa è simpatica. Questa arriva da Misery Business. Bravo! Paramore, raga. Ah, proprio quella cadenza della batteria. Capito, i Bunker c'hanno questa roba elettronica, quasi suonata con batterie elettroniche, che mi piace come atmosfera che creano. Sono tutti accenni, eh? Non sono mai puri in purezza come generi. Però un accenno se tu hai dei trascorsi. Ma meno male, se tu hai dei trascorsi, ti ristimolano tutte le cose grosse di prima. Questa cosa è secondo me è quello che ha fatto morire tutto il movimento. Il fatto che devi essere purista in sì, questo è quello che ha distrutto il genere, perché tutti quelli nuovi che cercavano di cercare un suono un pochino più moderno, no, non sei come i Led Zeppelin. Meno male. Questa roba la dicevano già nel 2000. Io mi prendevo del coglione quando nel 2002 ascoltavo il System of a Down. Questa roba, no, minchia, non è rock vero. Ma vaffanculo, è morto il genere, perlomeno. Esatto. Quello è tutto il movimento crossover che è stato ucciso appunto da questo discorso. Esattamente. E adesso quelli pochi che sono rimasti ad ascoltare quel genere osannano i System of a Down, i Linkin Park, che erano i coglioni dell'epoca, all'epoca. Bravo. Adesso non lo dici più. Ma adesso, perché adesso ti senti quei pezzi e dici wow. E invece sì, l'inizio è un po'... No, sai cosa? Magari lo pensi ancora, magari non te li ascolti ancora, ma non hai neanche le palle di continuare. Guarda, a dire a me fanno schifo, perché sennò ti massacrano tutti. Ti faccio un discorso. Ti ricordi, abbiamo parlato degli Incubus? Sì. Quanto erano odiato gli Incubus? In Italia erano arrivati con la Mecco, presentati come una roba pop, invece poi... Ti ricordi, se per sbaglio li ascoltavi, erano fighissimi. Ma era semplicemente, cioè, questo discorso era semplicemente per dire che il fatto che le sonorità richiamino, ma non sono quelle, per me è un plus, non è un lato negativo. È una cheat. Esatto. Perché poi tu che hai gli ascolti, te lo ricordi. Sorridi perché ti ricordi magari dietro. No, ma cosa al di là c'è degli ascolti, cioè, se anche questo disco avesse 5 ascoltatori. No, tu che hai gli ascolti, dei Metallica, dei Paramore, eccetera. Okay. Cogli la cheat e sorridi perché, che bastardi, sì, bravi. Però almeno comunque fanno qualcosa che non è quello che era nel 2000. Ci sono dei richiami, non è la roba degli anni 90, 80, ci sono dei richiami, ma hanno trovato la loro dimensione. Io questa cosa l'apprezzo. Infatti, non devi rifare quello che c'era negli anni 90. Io capisco molto uguale. Sì, capisco molto di meno i gruppi copia che esistono, che riprendono esattamente quella sonorità. Io queste cose non le concepisco. Vai a ascoltarti la roba degli anni 70. Bravo. Se vuoi fare quello, fai delle cover, non fai il mettici del tuo almeno, sequel, no? Esatto. Cioè, poi va bene, mi piace quel filone, voglio farne parte, però mettici del tuo, cazzo. Allora, con questo discorso ci andiamo ad ascoltare una delle più belle del disco a quanto vedo. Minchia. Sai perché io sai questo metro che qua, tipo, quando i gruppi grindcore hanno il nome più incasinato che non riesci a leggerlo, sono i gruppi migliori. Perché ecco, fanno più casini. Le canzoni che hanno meno ascolti sono le più belle. Più che altro, raga, vorrei sottolineare una cosa. Vai. Tu adesso stai facendo questo discorso perché il prossimo brano è 86.000. Sì, ma infatti vedo l'ultimo. No, io guardo il penultimo. Ecco la Donatella. Ma è gigantesco. Io l'hanno passato a Sanremo, ovunque quello, eh. L'hanno fatto a Sanremo. La cosa che non mi torna è che il pezzo con il feat comunque è quello con meno ascoltatori del perché la lettore non la conosce nessuno. Ho capito, ma meno io di farlo, cioè, e mia mamma ha girato di più il meme su Instagram col video mentre l'hanno girata che magari ascoltarla su YouTube. L'ascolti proprio per il meme, però, come sì, canzone. Però la lettore la conosco io, mia mamma e tua zia. Però la mette la conoscono tutti, no, anche i vecchi. No, la conoscono, gli ultimi che la conoscono sono quelli della wave post punk, basta. E basta. Beh, sicuro che la mettono. Quindi quelli della mia età. Sì. Per forza di cose Donatella Rettore la conosci anche non volendo. No, magari, ma tu sopravvaluti il pubblico. No, ma la conosco. Ma fa YouTube da 8 anni. Sopravvaluti il pubblico. Ma non è possibile. Sai che non hai sentito il discorso. La conosci anche senza conoscerla. Ok, questa è la ballad. Questo è un retaggio italiano. Bellissima, la mia preferita. Figli Guanama, di puttana. Guanama. Sì, sì. Bravi. Bravi. Allora, questa è la merda. Oh, questa è la merda. È la merda. Raga, tutti quanti voi direte che questa è la merda. E invece? E invece mi piace tantissimo. Sono innamorato di sto pezzo.
e la metterò nella mia playlist segreta. La playlist segreta, quindi, la famosa playlist voi segreta. Non vedrete da mai la playlist segreta. Però questa cosa qua in realtà, il delitto passionale, la gelosia, l'hanno ripresa due o tre volte nel disco, sì. Ed è quella parte sad, tossica e malata dell'essere un italiano, uomo, dell'essere un maschio in Italia. Ed è una roba che non tutti hanno, grazie a Dio, ma che tanti hanno ancora come retaggio culturale, purtroppo. Non è che in due generazioni levi tutti i difetti di 20 anni di Berlusconi e 20 anni di Mussolini. E di quando ancora il delitto d'onore non era neanche reato, ma un obbligo sociale. No, era un obbligo sociale, d'onore. Ci sono anche film di Alberto Sordi che parla di sta roba. E quindi in realtà c'è anche del sociale, se leggi tra le righe. Ma cioè, se proprio vogliamo fare un discorso, allora, serio. Di sociale all'interno del disco c'è, ma devi capirlo. Devi fare un'esegesi del disco, non lo senti alla prima botta. Perché la prima botta cosa ti arriva? Ti arriva la violenza, ti arriva la droga, ti arriva. Però vedi, nel primo pezzo diceva: se ascolti la sed, tratti la tipa nel peggiore dei modi. E nell'altro pezzo diceva: io sono geloso e quindi è un difetto che ho. E qua dice ancora: per te avrei ammazzato. Quindi hai capito? L'ossessione amorosa, il non accettare di essere mollato, che la storia finisce, capito? Il rugge. Comunque questa cosa, sì, questa cosa esiste. Cioè esiste, io che sono mezzo tarrone, comunque ce l'ho un po' questa cosa della gelosia. Ma tranquillo, capito? Che anche al nord Italia ce n'è tanta. Ce ne sono tanti tarroni nel nord Italia, sì. Allora no, non credi questa cosa qua? No, io come spunto di riflessione, fermandomi invece, le mie orecchie captano tendenzialmente i suoni, certo. Quasi sei mai le parole, sì. Sostanzialmente sì. È una condizione di grazia la tua. Forse sì, forse no, sì. Mark the Batman. Batman the Barman. Io ho dei problemi con le ballad. Cioè ho tanti problemi, però nel senso ho problemi con le ballad. Mi scendono le ballad. Sì. Sì, sì, tantissimo. Però è proprio un mio problema da sempre. È come me con le pezzi d'amore. Sono veramente pochissime le ballad che effettivamente mi piacciono. Io se è considerabile ballad, di mi viene in mente Wasted Years degli Iron Maiden. Ah, sì. Okay. O Man of Iron di Buffery. No, è che per dire una band che conosco molto bene, cioè se quella la puoi considerare ballad, che non è neanche una ballad, però comunque è lento rispetto agli altri, perché ce ne sono altri. Invece c'è Wasting Love, sempre degli Iron Maiden, che è una ballad vera, ora ti fa cagare. Io non riesco a ascoltare le Maiden, ballad. Quindi, di base non ti piace questo genere portato, insomma. Qualsiasi declinazione, no. Quindi non saresti uno degli 84.000? No, 86, no, non sarei nessuno degli 86. Non ci vedevo, figa, grazie. Io devo dire, no, nonostante loro stiano nella sed e quindi siano, tra virgolette, monotematici, comunque monoattitudinali, non monotematici. Nella loro monoattitudinalità trattano tanti argomenti, veramente ci sono tanti argomenti. Cioè, il disagio giovanile per mille motivi. Però disagio... sono accenni, sono punti di riflessione, non devono neanche farti la minchia. No, ma per carità di Dio. Capito? Però è bello perché, a differenza di tanti altri, vedo che comunque hanno un'identità molto ben definita. Sì, questa cosa è importante, anche perché laddove l'identità è altrettanto definita, temi sono veramente tossici e non voglio aprire l'argomento, certo. Perché lì mi fa veramente schifo. Qua ha comunque un'identità che la trovo più affine, tra virgolette, rispetto ad altre cose che hanno un'identità più... Può essere anche il fatto che comunque non sono giovani di scrittura, nel senso che hanno una scrittura che viene da tanto tempo, quindi magari sono molto più vicini a noi come idea di... E non vicino alla nuova generazione che ha questa... No, ma non credo che sia questione di generazione. Ci sono tante cose delle nuove generazioni che magari non mi piacciono, che magari non mi sono affini, ma che non ritengo tossiche, chiamiamola così. Sì, qua è anche un po' tanta catarsi quando parlano di stare nella Infatti avevo anche un po' di Ranteghino. Citazioni alte anche queste. Sì. La dove? Mette dove? Punto di domanda. Perché chi? A me interesserei. Sarei con la rettore, quella di Splendido Splendente. La mette nella rettore. Beh, questa mi aspetto una ignorantata paurosa. Assolutamente sì. La mettiamo al matrimonio. Comunque è tutto più alto, ragazzi, un master alto così adesso. Ammi una lametta che mi taglio le vene. Come suona vecchia questa. Oi, oi. Mi sembra un cartone animato. Sì. Ti faccio meno male dentro pianto da reni. Sto usando dei giardini della Sied. È molto mid, ragazzi, questo. Questa bocciatissima per Giorgio Vannelli. Come? No,
rettore che grida storia è carina. Vai, vai, distruggila. Ma no, allora, presente quando prima dicevo è bello che ci siano dei richiami a cose del passato, ma non sono le cose del passato. Questa è la cosa. Fortunatamente questo brano è solo un brano che alla fine ci sta contestualizzato lì all'interno. Ma immagina avere un disco con una scrittura vecchia, perché comunque questo brano è vecchio, rimodernizzato con dei suoni appunto super compressi come ci sono adesso. La senti la differenza? Cazzo sì. Qui è proprio come un brano su 11, per carità, ripeto, ci sta. Ma immagina un disco così. No, un disco così non l'avrei ascoltato neanche, anche i perché i puristi avrebbero detto: minchia, capolavoro, hanno ripreso. No, è la scrittura vecchia con i suoni più compressi. La scrittura vecchia anche del testo. A me posso dire, posso fare il bastian contrario. Ma tu ascolti questa roba qua? A me piacciono le cover punk delle vecchie merda anni 80, wave. Sì, infatti, allora. E io l'ho presa così sta roba, okay. Me la immagino dal vivo che mi divertirei un casino. La parrucca bionda e tutto però ubriaco, fare qua il coglione. Sentirei la vecchiaggine, ma non cioè, ripeto, mi piacciono le vecchie. A posto. No, no, io capisco. No, no. Intendi. Il suono mi ha ricordato veramente roba vecchia. Vecchia, ma neanche di qualche tanto tempo fa. Sembravano suoni di 10-20 anni fa, rifatti all'interno, come quando facevano proprio le cover punk. Va bene. Allora, diciamo che questo comunque è un pezzo, diciamo, fatto per Sanremo, all'interno di Sanremo, portato sì, nella serata cover. Sì, quindi io lo vedo proprio come un meme, raga. Cioè, una cosa estemporanea a tutto quello del disco. L'hai messo perché fondamentalmente l'hai portato a Sanremo e lo metto. Sì, c'è. Diciamo che la Donatella perché... Rettore in Italia rappresentava quello che era il new wave post-punk inglese, o americano, riportato in Italia nel mainstream, quindi è, diciamo che per la sede era, secondo me, un doveroso tributo sì. Per quello che rappresentano adesso loro o che vorrebbero rappresentare loro per l'Italia. Quindi più lei che Camerini? Io ci avevo visto più Camerini. Ma Camerini, la rettore è femmina e la sede ha strizzato sempre l'occhio sulla il fanculo, il genere, la discriminazione, quelle cose lì. Sentiamo l'ultima. Fate word. Fanculo il mondo. Anche questa secondo me è bellissima. E comunque un'altra cosa, quella roba che dici tu, la metrica, la scrittura è passata, è una nicchia. È una nicchia, è un'avanguardia. E adesso potresti farci un disco e se fossi un Playboy Carti diventeresti fantastico. Quello è un tecnicismo, secondo me, andare a vedere quanto sta metrica può essere rimodernizzata oppure no. Io dico, all'interno di questo contesto, dove comunque loro hanno la loro dimensione, hanno un sound comunque relativamente fresh, capisci? Cioè, poi ovvio, ci sono tanti richiami al passato. Questo più che un richiamo al passato, l'ho visto proprio come un comeback totale al passato, solo con qualche suono leggermente più. Ve lo dico, e ovviamente serata cover, credo che non potessero. No, è anche volta. Aspetta. Questo è Sanremo, questa è andata. Stiamo a Sanremo, parlando di una roba da Sanremo. Questa è andata a Sanremo. È tutto grasso che cola, bro. Verissimo, cioè se lo contestualizzi all'interno di questo Sanremo, era Sanremo è vero. Se lo contestualizzi all'interno del disco, so, già meno. Ma anche già soltanto ascoltarla qua fa un altro effetto, che vederla dal palco, raga. Fuck the world. Vediamo come chiude questo disco. Ma Juice. Sarà un ritorno al primo. Bravo! Bravo! Oh, baby! Quest'anno è il Venezia Arcore. I cazzi, come si chiamano? Dopo... Pazzi! The Casualties. Hanno messo un breakdown! Sì! I Casualities mi hanno ricordato anche una certa. Raga, wow. Comunque la mettete in un disco mainstream che riesce a fare numeri, c'è roba del genere. Qui io... grandi! Basta! No. E allora vedi che avvicini. Dov'è il mouse? Spacca tutto. Vedi che avvicini. Vuoi sentirti il breakdown? Sì. Cioè, comunque vada, se... vorrei sapere veramente... Hai cancellato tutto il brutto che ho sentito fino adesso, di ballad, di minchiata... Ma ha senso, poi... perché questo prodotto... Ribadisco quello che ti ho detto prima, cioè, i numeri che fanno non li fanno... A caso. Perché fanno questo breakdown. Li ma fanno sono riusciti a mettere questo breakdown...
Grazie. Bravi, bravi. Porca troia. Ho dovuto aspettare tutto il disco, ma finalmente. Però hai capito? Mi sono alzato. Sia all'inizio che alla fine, cioè ti hanno dimostrato, noi volendo questa roba la possiamo fare, la sappiamo la so fare. Fare uno. Però, due, se mi ascolti magari per la roba un po' più commerciale, un più loffa, un po' più di quelle che noi consideriamo filler. Sì. Poi ti ascolti, arriva questa cosa e magari ti svegli e dici, aspetta, ma la musica è altra. No, bene, ma la in faccia all'inizio e alla fine. L'inizio e la fine. Peccato, quel cazzo di ritornello però che però ti ha fatto un sandwich, hai capito? Ha senso, cioè ha minchia, senso. Non potete, che cazzo di vendere i Bad Religion, se esatto, però certo mi hanno ricordato occhio, all'inizio, so, questo è il punto, cioè però almeno nel ritornello dagli un comune denominatore con quello per tornare nel disco, una tua sì. identità. All'inizio mi ha ricordato i Municipal Waste e poi sono diventati Casualties a una certa. Tu allora, anche tu da quel filone pop, scusa, punk trash, rock, quello trash da skater, metal, trash metal, lì, trash skater, trash metal, dove? No. No, no, ma va, cioè trash punk, ma tutto va, non è che per era forza quasi un po' di trash. Nella parte finale degli urlati mi ha ricordato anche molto l'epoca metalcore, comunque quel, sì. quel punk rock. Però che ascoltami, che poi parte. Mi dicono che dico le cazzate. Però guarda, i Municipal Waste prendono tanto dal punk hardcore, anche come metrica, come gridato. Sì, ma i Municipal Waste li sono trash metal per voi? Perché io. No, io sono punk hardcore trash. Comunque. Hardcore. Allora, nelle playlist me lo metto dentro il thrash metal perché comunque hanno tante influenze. Ma vabbè, influenze. Ho capito. Hanno tante minchia. Influenze. Io devo parlare la lingua di Spotify, se no mi rompo le coglioni. Amico mio, ha senso. Sì, ok, a questo punto ho capito cosa intendi per trash metal, okay. E sono d'accordo con te. Quel tupa tupa cazzo, quel punk è quasi metal, talmente spinto. Però adesso prende anche completamente un'altra visione quello che ci siamo detti prima, okay. Cioè, ripeto, non so quanto questa roba possa essere appetibile per una per la Gen Z, non ma immagina comunque se le cose dovessero essere ancora vagamente simili a quando eravamo giovani noi, cari ragazzi, sì. Siamo tutti vecchi uguali, dove il diverso ascoltava questo genere di musica e gli altri ascoltavano quell'altro tipo di mainstream, sì. Comunque questo, chiamalo mainstream, chiamalo come cazzo vuoi, ma chiunque si approccia a questo genere di musica alternativa, rimaniamo per noi era la musica normale, sì, ma nel senso prendi sempre con le pizze questo dalle, discorso all'interno di questo disco si ritrova anche mondi di questo, di cazzo, questo tipo, e nel momento in cui risulta piacevole all'ascolto questo genere di brani all'interno del disco, vai anche a scoprire cose che esatto. hanno le radici, esatto. Quindi ha un valore questa. E io volevo chiudere dicendo, immaginatevi un live della Sad con la ragazzina di 14, Emo Sad, che gli parte sto pezzo e si trova in mezzo al pogo, esatto. E deve capire che esatto. adesso hai un motivo per piangere davvero. Ma che magari è lì per il brano con Rose Villain, che poi tra l'altro è anche un bel molto brano carino. Però nel senso, e ti trovi piena di gomitate in faccia. qua c'è un circle pit, raga. Qua parte un circle pit e devi stare attento, cioè sono i. Cioè poi non lo so se parte un serio. Al live sono stato. Al live sì. Quando sì. ho suonato per il disco vecchio c'erano molte robe più pestate e quindi andavi con una certa idea. Questo disco l'ho trovato un po' e un po'. Però secondo me, come tu mi insegni, nei live c'è molto live più è diverso. No? Il live è diverso. Nel live metti anche la roba vecchia e comunque tu mi inizi e mi finisci con una roba straviolenta, strapiacevole anche per noi metallari, e poi dentro mi fai quello che devi fare e soprattutto mi porti tanti stili e sottoculture del punk rock emo che magari ti rappresentano allo stesso modo del tupa tupa martellante, perché tu hai siete che in tre figata, quanti generi perché sono sentito. Perché loro comunque sono in tre e hanno tutte e tre varie sfaccettature, sì. E qui secondo me è giusto, belli anche i featuring azzeccati, anche se magari non mi sono piaciuti, ma quelli sono cazzi miei, no, parliamo anche di prodotto commerciale, commercialmente parlando è un bomba. E poi esatto. E ti dico una cosa, di pezzi filler due o tre massimo, sì, però neanche lì non mi dispiace, e anche i pezzi filler sono fatti bene però anche questo pezzo, anzi questo pezzo va non nella playlist segreta quella di Fada ufficiale, ma anche nella mia, quella meta, sì, anche perché quella dopo punk, vado a punk. Correre e me lo andrò ad ascoltare di nuovo. Fuck the World, raga, Fuck the World, al di là del testo che un pochettino il testo dai c'è top no, ma ci sono alcune cose che un po' mi danno fastidio, ma proprio come scrittura, ma vabbè, erano un po' retoriconi, però ci stavano, sì. In quel momento sì, poi ho capito proprio cosa volevano fare, cioè proprio è una rompere canzone di protesta e giustamente lo si sente dai suoni, dalle chitarre, come tu mi insegni, altissime, questa volta erano sopra qua le chitarre, le batterie che quasi
tiravano via la voce. Però vedi la differenza, questo qua era super violento rispetto a tutto il resto del disco e comunque non mi suonava vecchio. Bravo. A differenza del precedente, comunque, cioè proprio suonava vecchio, ripeto, è giusto così per quello che era. Anzi, alla fine, adesso che abbiamo concluso e abbiamo sentito tutto quanto, in realtà aveva un senso anche quello, cioè rappresentava un'altra citazione a un altro mondo molto più vecchio degli altri, con un risultato un pochino più vecchio, però alla fine aveva una dimensione anche quella. E comunque non a tutti i fan della Sed è piaciuto sto pezzo, perché l'hanno ascoltato in meno, si vede che tanti fan della Sed sono più per quel post emo Sed trap, e va bene, ma perché loro vengono anche da quel mondo lì trap loro, ho capito. Allora considera che il brano più ascoltato, a parte quello di Sanremo che è un caso a parte, è questo qui, che è molto trap. E boh, oddio, ha dei suoi delle sonorità punk, però era pop punk, trap, però sì, di base sì, molto più leggero sicuramente di questo, ragazzi. Ma questo non era neanche pop punk, non c'è niente di pop, non c'era niente di pop, e quindi ci sta che abbia, è anche giusto e sintomatico della qualità che abbia meno numeri. È un disco che mi riascolterò anche in privata sede, proprio per riascoltare. In realtà io sono abbastanza fan della Sed, lo dico, mi diverte andare la domenica in giro con la Sed e la famiglia che canta. Un po' invecchiato, diciamo. Però proprio quello che suono che ricerco. Se io voglio andare online, mi piacerebbe andare a vedere al live della Sed, perché voglio vedere cosa fanno. Ed è pochi, sono pochi artisti che anche nel mondo hip hop che mi spingono a dire una cosa del genere. Sfondi una porta aperta. La Sed, come... Ma basta parlare della mia ex. Oh, cioè non ti è rimasta qua. Ciao. Pazienza. Tu me dai, chi domini.